Siamo nati su una stella, il suo nome Civitella, Civitella, sei la più bella, Civitella, sei la più bella. Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Siamo proprio nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il comune bandiera arancione del Touring Club Italiano si trova a 1221 metri sul livello del mare e conta circa 300 abitanti. La bellezza della natura incontaminata vi sorprenderà. A voi Civitella Alfedena! Civitella, sei la più bella, tutto di verde è coronato, il paese dove son nato, l'acqua è fresca, l'aria è pura, a Civitella fai la tua cura. Siamo nati su una stella, il suo nome è Civitella, Civitella, sei la più bella, Civitella, sei la più bella. Civitella Alfedena è il paese in cui sono nata, abito qui da 24 anni, questo qui che indosso è il vestito in cui siamo l'estate durante alcune manifestazioni rappresentative come per esempio la festa di Santa Lucia o la festa della Scurpella. Noi siamo una ventina di ragazzi che amiamo il nostro paese, infatti durante l'estate sfiliamo con questi vestiti durante delle rappresentazioni. Nonostante sia un paese molto piccolo Civitella, ma è molto bello e vi invito pienamente a venirlo a visitare. Civitella, sei la più bella, siamo nati su una stella, il suo nome è Civitella, Civitella, sei la più bella. Civitella, sei la più bella. Questo è il mio paese e io penso sempre che sia il paese più bello del mondo perché ci sono delle cose che altrove non si trovano. C'è un azzurro bellissimo del cielo, il verde delle montagne e sono i colori che sono riportati anche sul nostro gonfalone. Insieme con il rosso, che è un colore che ti dà un senso di forza, di energia e dell'energia che ha la gente che vive nei piccoli comuni di montagna come il mio. È un piccolo paese, abbiamo circa 300 abitanti, non abbiamo mai avuto una popolazione grande. Un tempo erano più le pecore che erano presenti sul nostro territorio, avevamo circa 10.000 pecore, praticavamo la transumanza e infatti qui dove siamo noi passava il Regio Tratturo che portava le greggi da Pescasseroli a Candela nelle Puglie. Prima noi non ci trovavamo in questo posto, ci trovavamo nella zona della Camusciara, che è un posto meraviglioso dove c'è la presenza di Dolomia e quindi sembra di stare più sulle Alpi che sull'Appennino. È una particolarità che ci rende quindi preziosi e che rende questo posto bello e da tenere, da custodire con cura. E questa fu forse l'idea che guidò Sipari quando decise di istituire il Parco Nazionale d'Abruzzo e il nostro comune insieme con gli altri piccoli comuni qua intorno hanno costituito la parte originaria del Parco Nazionale d'Abruzzo che è a mio giudizio il parco dei parchi perché da qui poi sono nate tutte le politiche che hanno riguardato i parchi in Italia. Qui c'è una varietà di fauna e di flora impressionante ed è un posto dove è difficile non provare delle emozioni molto belle. A volte quando giri per i paesini o per i vari sentieri pensi di non stare in Italia, di stare in un altro posto, di stare in un altro luogo e invece no, siamo in Italia, l'Italia delle eccellenze e questo penso che sia un'eccellenza. Inizialmente eravamo un unico comune con Villetta Barrea, dopodiché invece ci siamo divisi e siamo diventati due comuni a sé stanti. I nostri paesini sono dei paesini molto semplici, nel senso che sono fatti di pietra viva e sono però meravigliosi per questo, perché hanno un bianco sul quale uno può scriverci tutte le storie che vuole. Thank you.
Abbiamo riscoperto questi antichi mestieri che oggi sono diventati una delle attrattive del nostro territorio. Andrete a vedere anche il Museo del Lupo e l'area faunistica ed è per questo che ci caratterizziamo come essere anche il paese dei grandi predatori. Oltre a questo c'è l'area faunistica della Lince e andando più su troviamo il Museo del Tratturo e della Transumanza. Lì prima c'era un lavatoio dove le donne andavano a lavare i panni e li stendevano al sole e successivamente abbiamo realizzato questo piccolo museo che racconta un po' quella che è la nostra storia, le nostre origini. Il borgo antico di Civitella Alfedena si sviluppa intorno alla parrocchiale dedicata al patrono San Nicola, ma molto frequentata è anche la chiesa campestre di Santa Lucia dove ci troviamo in questo momento. Andiamo a conoscere il parroco che arriva dalla Colombia. Sono Don José William Torres, originario della Colombia ed è da 25 anni che sono in Italia e da 18 anni sono parroco in questa piccola comunità montana, Civitella Alfedena. Ci troviamo nella chiesa di Santa Lucia, che è la copatrona della nostra comunità parrocchiale insieme a San Nicola di Bari. Questa chiesa funge come santuario perché accoglie tanti pellegrini, tanti devoti di Santa Lucia che si recano delle località limitrofe, addirittura anche dal Lazio, dalla parte di Frosinone, Sora, Valcomino. E anche se la festa viene stabilita liturgicamente per il 13 di dicembre, per una antica tradizione della transumanza, viene spostata al periodo estivo. Infatti la seconda domenica di luglio noi celebriamo solennemente Santa Lucia con le processioni per il paese e ci sono durante quella giornata l'accoglienza dei pellegrini, ci sono delle sante messe delle prime ore della mattina fino al tardo pomeriggio. Abbiamo questa realtà, si trova su un piazzale bellissimo che serve appunto di balcone per vedere non solo il paese ma a fianco anche il bellissimo lago di Barrea. Nel centro storico invece abbiamo questa bellissima chiesa di San Nicola, è la chiesa madre, è chiesa che risale secondo la tradizione al 1600, era proprietà di un benestante del paese che però dopo ha fatto dono di essa a tutta la comunità parrocchiale con i suoi averi, con le sue pertenenze. Nella chiesa abbiamo una bellissima statua di San Nicola di Bari. Un'immagine della Madonna seduta in trono in legno, tipica della cultura abruzzese. La chiesa è a tre navate, come potete vedere. Nella navata centrale è stato aggiunto l'abside nella parte di dietro, dove c'è un bellissimo coro. E ci sono dei dipinti nel soffitto, nella navata centrale, alcuni in olio, altri in tempera, e l'altare laterale sono in marmo intrecciati. Abbiamo inoltre un bellissimo organo che risale al 1700 della scuola napoletana a Canne, è bellissimo, è ancora intatto perché da quando ha smesso di funzionare non è stato mai manomesso. La catechesi la svolgiamo con i bambini durante la settimana, il mercoledì,
loro frequentano molto assiduamente, anche se siamo pochi, però ci diamo da fare in questo senso. Loro hanno formato anche un bellissimo coro in chiesa che l'animano, i ragazzi suonano, mettono in pratica anche quello che imparano a scuola. Abbiamo poi una terza chiesa qui in paese, la Madonna del Carmine, che viene chiamata pure la Congrega, anche essa molto antica come potete vedere, semplice, ha una sola navata, c'è una bellissima statua della Madonna del Carmine e due statue in cartapesta raffigurante San Giuseppe col bambino e San Luigi Gonzaga. Continua il nostro itinerario, andiamo a conoscere la bella storia della Camosciara, eccellenza naturalistica di Civitella Alfedena e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Siamo in uno dei posti più belli del Parco Nazionale d'Abruzzo, nella riserva integrale della Camosciara, la prima riserva integrale italiana e dove è nato il Parco Nazionale. Prima di essere Parco Nazionale ci troviamo nella riserva Reale di Caccia dei Savoia, dove è stato protetto il camoscio d'Abruzzo. La riserva Reale di Caccia è stata in vigore fino al 1912 e poi successivamente nel 1923 fu istituito il primo Parco Nazionale italiano, il Parco Nazionale d'Abruzzo, anche se prima del Parco d'Abruzzo ci fu il decreto del Parco del Gran Paradiso, ma già nel 1922 erano stati affittati 500 ettari del comune di Opi alla Promontibus per istituire sotto forma privata questo parco. Ci troviamo anche in uno dei posti più caratteristici non solo del Parco d'Abruzzo ma anche dell'Abruzzo, proprio dove siamo noi passava il retroatturo Pescasservo-Vicandera e il vecchio abitato di Civitella Alfedena proprio sulla rocca Intramonti. Diciamo che siamo nel cuore del parco non solo rispetto alla Camosciara ma anche perché in questa zona noi abbiamo la riserva integrale di Colle di Ricco e la riserva integrale del Feudo Intramonti. Con alcune massaie di Civitella Alfedena in una caratteristica cucina del centro storico andiamo a degustare i piatti della tradizione contadina e altre tipicità del luogo. La ricchezza del patrimonio enogastronomico di Civitella Alfedena e anche di tutto il territorio circostante è proprio legata all'isolamento del paese, in quanto le strade sono state costruite soltanto all'inizio dell'Ottocento e questo ha potuto conservare le antichissime tradizioni. Addirittura si perdono al tempo dei Sanniti, al tempo dei Romani. La ratafia è un prodotto che risale al tempo delle guerre tra Sanniti e Romani. Un po' più avanti nella storia noi arriviamo agli Ongobardi e qui abbiamo del magnifico pane che era proprio l'esca. L'esca è una parola longobarda che significa fetta di pane. Con i monaci benedettini abbiamo proprio l'usanza di prodotti molto poveri e anche legati un po' al digiuno che i monaci benedettini facevano, il pancotto. Più avanti ancora inizia la civiltà della transumanza e quindi il cucineglio, pecora che si mangiava durante le feste e i formaggi aragonesi erano un tripudio di sapori, i formaggi legati alle pecore.
pecore, la ricotta, il pecorino, legati anche alle vacche, il caciocavallo che i produttori locali insaporiscono con la santoreggia, perché la santoreggia era un'erba che rendeva più vitali gli arieti, per cui quando si dovevano accoppiare con le pecore, i pastori li portavano nei prati di santoreggia. Poi più avanti i francesi, quindi tutti i loro dolci. Adesso però passo la parola alle signore, proprio perché loro hanno la sapienza dell'aver preparato da tanto tempo questi piatti e dell'avere anche raccolto le antiche tradizioni. Questi sono tutti i pasti dell'epoca, povera e bella. I pasti che mangiavamo noi in campagna, la polenta con i fagioli, si fa bollire l'acqua, i fagioli cotti e dopo un pentolino, olio e cipolla è il primo piatto questo qui. Dopo il pucinello si fa bollire la carne d'agnello, dopo si schiuma e si condisce il battuto, lardo e aglio e prezzemolo. Sogno e fagioli si fa la pasta farina e acqua e si fa la sfoglia. Dopo si condiscono i fagioli, quando sono cotte le lasagne si mettono i fagioli e è pronto quest'altro piatto. Il pangotto è un pasto dei nostri pastori che lo facevano allo stazio in montagna. C'avevano l'orticello, seminavano le rape e facevano il pangotto. Un altro piatto, patate a pangotto. Sbucciavano le patate, si mettevano a bollire e poi quando erano cotte le patate si mettevano il pane, tutto fatto a tocchettini e si mischiava. Poi un po' di formaggio, era un altro piatto. La lesca maritata c'è adesso. Quello si battono le uova al piatto, si mette l'olio alla padella e poi si bagnano all'uovo e si friggono alla padella. Questa è la pizza con la farina di grano turco. Sul tavolo ci sono tutti i legumi che seminavamo noi all'epoca, perché allora si seminava tanto e si viveva con quei prodotti lì. Io parlo delle scoppelle, un fritto tipico di Civitella, che si usa tanto a farlo quando si sposa una ragazza, quando, insomma, ogni festa ci sono questi fritti qua che viene chiamata la scoppella. Però è una pasta molto lavorata, si deve lavorare, battere, allargarla, fare tutti i movimenti così, finché non è asciutta sta pasta. Poi quando è asciugata si mette a lievitare per un'ora e dopo si frigge nella padella con l'olio e si dà la forma di un ferro di cavallo. Poi a mangiarla è buona perché e c'è il sale, le uova, il pepe, i semidanici, farina e tutto quanto. E finisce qui. Poi passiamo alle cruste, che sono le stesse di Civitella, però lo fanno pure a qualcun'altra parte. Adesso passiamo ai torroncini, che lo stesso è un dolce tipico proprio, è nata a Civitella. Questi invece sono i dolcetti che si usano a Pasqua, l'agnellino e la pupazzetta. Le scarzelle che sono buonissime, poi ci sono i mostaccioli che è pure una specialità. Invece qui ci sono le caramelle che rappresentano la bandiera arancione. Qui a Civitella sono già 2 anni che sta questa bandiera, quindi ne siamo felici e contenti. Ci stanno pure i brutti e buoni. Qui a Civitella ci sono i ribes, no? Che a tante parti non ci sono. E si fa questa marmellata, c'è un negozio che fanno il miele proprio a loro, c'è la marmellata di Brignami. Insomma, ci sono tante cose buone e tante cose belle. E perciò veniteci a trovare a tutti. E tutti siamo felici e contenti. E nel Museo del Lupo di Civitella Alfedena andiamo ad incontrare il presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Questo è un luogo simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.
Il Museo del Lupo, qui 40 anni fa è stato realizzato questo museo, è stata realizzata l'area faunistica del lupo. In una vicenda del tutto particolare, in cui in quegli anni il WWF Italia lanciava l'operazione San Francesco proprio per la salvaguardia e la conservazione del lupo. Il Parco d'Abruzzo è un parco che è nato quasi un secolo fa ormai, era nato essenzialmente per la conservazione dell'orso bruno marsicano, una specie unica. Noi abbiamo una popolazione ridotta, poco più di 50 esemplari di orso bruno marsicano che si trovano solo qui. Questo centro, insieme all'area faunistica, quindi sulla conservazione del lupo si è costruito anche un piccolo progetto di sviluppo locale che ha interessato l'intera comunità di Civitella Alfedena. Nel parco ci sono 24 comuni, si può frequentarlo tranquillamente nei weekend, si può frequentarlo in periodi più lunghi, ci sono servizi turistici che a chi vorrà consentirà di poter fare i percorsi che i nostri splendidi animali fanno, seguire le tracce del lupo piuttosto che quelle dell'orso, piuttosto che quelle del camoscio. Ci sono delle esperienze che sicuramente segnano chi le fa, ci sono attività economiche che consentono di farlo agevolmente a chi vuole, di essere quindi accompagnati direttamente. Credo che sia un'esperienza che valga la pena farla, che uno si riporta a casa e si tiene dentro, come dire, arricchisce la propria vita complessivamente. Tra le tante manifestazioni proposte da Civitella Alfedena spicca l'infiorata dedicata al Corpus Domini. La parola alla signora Maria Cristina. L'appuntamento con questa bellissima tradizione si ripete ogni anno nel giorno del Corpus Domini, che noi speriamo sempre che sia una giornata grande, piena di sole, perché la pioggia rovinerebbe il nostro capolavoro. Io faccio parte di un gruppo dell'Infiorata che è nato qui a Civitella Alfedena per un'idea così che ci è venuta a mente a seguito di un piccolo tappeto che avevamo realizzato ai piedi di un altarino. E così l'anno successivo, nel 2005, abbiamo iniziato a tappezzare la strada più lunga dove passava la processione. Per cui, mettendo pannelli uno a seguito dell'altro, praticamente alla fine si ha un tappeto colorato molto bello, molto caratteristico nell'ambito della festa religiosa del Corpus Domini, e anche l'allestimento degli altarini che praticamente ogni donna del paese allestisce. Ognuno è caratterizzato dalla fede. Siamo una comunità molto unita. Con un accompagnatore di media montagna di Civitella Alfedena andiamo a scoprire altre curiosità di questo magnifico territorio. Ciara è una riserva integrale, naturalmente per riserva integrale si intende un luogo dove l'uomo non può nemmeno accedervi in questo caso. Questa è una zona interdetta all'uomo ed è una delle zone più importanti in assoluto del Parco Nazionale d'Abruzzo. È importante sotto tutti gli aspetti, sia floristico, sia faunistico, sia geologico. Qui troviamo tutti i rappresentanti del parco a livello faunistico, tra cui l'aquila reale che nidifica in alto, il camuscio d'Abruzzo, grazie proprio alla camusciata che il camuscio d'Abruzzo oggi è salvo, l'orso, il lupo, i cervi, i caprioli ed altri ancora. Importante anche a livello floristico perché in questa zona troviamo alcuni endemismi, l'iris marsica che è un fiore molto bello, la pinguicula della Vallistreggia che è una pianta insettivora, carnivora che nasce sulle basi rocciose, e alcune rarità importantissime, quali ad esempio la più grande orchidea che abbiamo in Italia, la scarpetta di Venere. È importante anche a livello geologico perché è l'unica zona dove non c'è solo roccia di natura calcarea, ma anche dolomia, dolomitica,
quindi oltre al carbonato di calcio troviamo magnesio. Qui c'è poca dispersione di acqua e quindi troviamo l'acqua quasi tutta in superficie, una zona ricca di cascate, ricca di pozze d'acqua, e questa fa forse della Camosciara lo scrigno più prezioso del Parco Nazionale d'Abruzzo. Proprio perché la Camosciara è una zona interdetta all'uomo, è possibile accedervi solo attraverso un paio di sentieri stazionati, contrassegnati e segnalati dall'ente parco. Diciamo che Civitella Alfedena è anche un paese importante per questo aspetto, è posta in situazione strategica, da lì partono i sentieri più importanti del parco, tra cui anche la Val di Rose, che è stato il regno del Camoscio d'Abruzzo, e da Civitella Alfedena partono anche i sentieri per la Camosciara. La sei la più amata della valle, sei il paese più simpatico e più cortese. Siamo nati sulla stella, il suo nome Civitella, Civitella, sei la più bella. Adesso voglio fare un invito alla maniera nostra, in dialetto. Si pensere te vulva la Civitella arabesità. Traduzione: se le preoccupazioni vuoi far svanire, a Civitella devi venire. Vi aspettiamo a tutti. Civitella sei la più bella. A Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, vi aspettano in tanti. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buoni itinerari abruzzesi. Ciao!